Milano è stata invasa dalle penne nere in occasione della 92esima adunata nazionale degli alpini, appuntamento imperdibile per i soci di tutta Italia, ancor più sentito nell'anno del centenario. A Milano, al Parco Sempione, esercito, protezione civile ed ospedale da Campo dell'Ana, insieme alla Cittadella degli Alpini, record assoluto di visitatori. Una sessantina di volontari della protezione civile provenienti da tutti e quattro i raggruppamenti hanno partecipato agli interventi di prevenzione, rischio idrogeologico sull'alveo dell'Ambro e il dono delle penne nere alla città di Milano per aver ospitato la adunata. Gli alpini a Milano hanno sfilato in 80.000 per 12 ore lungo gli oltre 2 km di percorso da Porta Venezia a Largo Cairoli, passando per il Duomo dove hanno ricevuto il saluto delle autorità. Come da tradizione nell'ambito della Adunata Nazionale degli Alpini, anche a Milano, al Parco Sempione, è stata allestita la Cittadella degli Alpini. Esercito, Protezione Civile e Ospedale da Campo Ana hanno mostrato e messo a disposizione dei visitatori conoscenze, apparecchiature e professionalità. Primo anno in cui la Cittadella viene sviluppata congiuntamente da truppe alpine e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini. Segno tangibile di una sinergia, di un coordinamento sempre più presente, sempre più costante e sempre più professionalmente impiegato in ambito nazionale in caso di emergenza. I casi sono tanti e per questo ci si addestra costantemente, sempre insieme, per migliorare le procedure e integrare sempre di più gli strumenti di cui dispone l'esercito e di cui dispone la protezione civile dell'ANA. Siamo volontari, ma siamo veramente oramai professionisti, anche perché la legge ce lo richiede e quindi devo dire che il livello di professionalità della protezione civile dell'ANA si è alzato notevolmente in questi anni. Gli eventi calamitosi proprio dell'anno scorso e la tempesta Vaia, successa dopo 15 giorni dopo Vardire, devo dire che ci hanno messo alla prova, però davvero abbiamo notato che insieme possiamo davvero realizzare dei bei progetti. L'ospedale da campo è stato fondato nel 1986, in realtà è un'idea che nasce nel 1976 del dottor Lo Sapio, che è il nostro fondatore, in accordo col ministro Zamberletti, con i quali assieme al presidente Caprioli hanno creato sostanzialmente il germe da cui è nata la protezione civile nazionale, non solo ANA ma proprio nazionale. Quello che abbiamo esposto in Cittadella in realtà è esposto a livello così per i visitatori, ma è pronto a essere attivato in caso di emergenza. È l'ospedale leggero, è il modulo che noi stiamo certificando a livello europeo come MT2, ma questo è un termine tecnico, come ospedale leggero chirurgico pronto a partire in 48 ore in ogni luogo del mondo. L'adunata degli alpini è una cosa secondo me indescrivibile, nel senso che uno deve provare, diciamo di aver fatto, come si dice, la naia negli anni insomma, precedenti, prima che veniva tirata via, insomma, e per me è stata negli anni 90 diciamo, un'avventura stupenda. Sempre, alpini sempre. Si nasce, alpini si muore. E non si è mai ex alpino. No, sempre alpini.
Un alpino partecipa intanto per ricordo di tutti quelli che sono andati avanti ed è un onore anche per essere qua nelle varie circostanze che ci sono, cioè dall'alza bandiera fino alla fine, in maniera che poter ricordare sempre coloro che sono andati avanti e di trovarsi insieme anche in amicizia, poter passarsi delle belle giornate insieme tra alpini. Il capitano della compagnia delle Ferigno è stato per morire, che manda dire ai suoi alpini che lo vengano a ritrovare. Per me lo spirito alpino è l'amicizia, fratellanza, il volontariato, questo è per me quello che è lo spirito alpino. Guardando Milano, gli alpini è tutto, non si può dire altro che Milano è tutto per gli alpini. E viva, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva, e viva. Anche Milano ha ricevuto in dono opere utili e concrete che gli alpini lasciano per consuetudine alla città che li ospita dopo ogni adunata. In occasione del centenario dell'Associazione Nazionale si è pensata un'iniziativa green, anzi evergreen. Diciamo che i più emblematici sono stati l'intervento nel bosco di Rogoredo, dove abbiamo piantato 50 querce, e poi quello che vedete alle mie spalle, quello che è il lavoro di ripulitura delle rive e del corso del fiume Lambro. Un piccolo tratto dove abbiamo pescato carrelli, biciclette, sacchetti e quant'altro. Ecco, noi abbiamo voluto lasciare un segno alla città, un segno oggi del nostro lavoro e del fatto di tutto quello che si può fare di buono come facciamo noi alpini. Quest'anno tra ore lavorative e soldi raccolti abbiamo donato all'Italia 70 milioni di euro o anche di più, e ci piacerebbe poi anche nel proseguio, dopo la adunata, poter continuare questa collaborazione con le varie associazioni di protezione civile a livello comunale e provinciale per lavorare insieme e dare un bel segnale alla città, una segnale che la coesione, che l'aiuto reciproco, la collaborazione reciproca può dare bellissimi risultati. Si apre la sfilata! 100 anni di coraggioso impegno, con questo motto le penne nere di tutta Italia hanno vissuto la 92esima adunata nazionale a Milano. L'alza bandiera in piazza del Duomo venerdì mattina con il tricolore, issato il giorno precedente al Sacrario di Asiago ai piedi dell'Ortigara, che per 3 giorni ha sventolato sotto lo sguardo della Madonnina. La sfilata della bandiera di guerra, l'omaggio ai diversi monumenti ai caduti e la Santa Messa in ricordo di chi è andato avanti, i concerti dei cori e delle fanfare, le mostre e l'annullo postale, fino alla grande sfilata di domenica. Per l'intera giornata gli alpini di tutta Italia ininterrottamente hanno sfilato davanti all'abaro dell'associazione a poca distanza dalla galleria Vittorio Emanuele, dove Arturo Andreoletti, in compagnia di altri reduci, fondò l'ANA. La adunata del centenario, 100 anni di vita dell'ANA, entrata nella storia, una storia destinata a continuare. Gli alpini e la città di Milano, questa volta forse come 100 anni fa, si sono fusi e hanno dato un segno forte di quello che effettivamente deve essere, o dovrà essere anche per il futuro, qualcosa che ci porta a guardare in avanti. Un ritorno, lasciatemelo dire, e abbiamo proprio chiuso con quello striscione, un ritorno a un servizio obbligatorio a favore della patria. Il grande impegno dell'associazione, del COA e della sezione milanese ancora una volta è stato riconosciuto e ripagato dalle numerose presenze registrate. Chi pensava che Milano fosse una città fredda penso sia stato totalmente deluso. Abbiamo dimostrato questa voglia di partecipazione e di essere presenti. Il fatto che poi il sindaco abbia scortato il nostro vessillo è stato una standing ovation dalla popolazione, gli ho detto guarda, vale di più questa cosa che 100 comizi.
Come ad ogni edizione, la Maina Bandiera ha chiuso ufficialmente la Dunata degli Alpini. Milano tornerà ad essere affollata di turisti alla ricerca e alla scoperta delle sue bellezze, ma sarà una Milano dal cuore più caldo, scaldato in questi giorni dalle penne nere. Rimini, essendo stata scelta per l'edizione 2020 della Dunata, ne ha raccolto la stecca. Solo pensare che apriamo il secondo centenario dell'Associazione Nazionale Alpini è una cosa splendida. E quindi dovremo fare qualche cosa di particolare, perché dobbiamo inaugurare un nuovo corso. Ovviamente la tradizione la dobbiamo salvaguardare in tutto e per tutto, però dovremo inventarci qualche cosa in più. Rimini è pronta, sta già mettendo a punto le ultime situazioni organizzative e lo farà con quello che gli riesce a fare meglio, ovvero accogliere.